A impreziosire e anche abbellire il trionfo dell'Aquila Basket, il volto di Claudia Morandini, che molti ricorderanno come campionessa di sci, ora commentatrice per Eurosport e anche responsabile relazioni esterne dell'Aquila Basket. Con il microfono tra le mani te la cavi perché appunto lavori per Eurosport, una tua immagine per commentare questo grande successo di Trento. Beh, è stato incredibile. Io penso di aver visto degli eventi mondiali, olimpici, di averli vissuti proprio sulla mia pelle. Questa sera penso che questa notte alle 5 di domani mattina avrò ancora la pancia che si muoverà, perché proprio mi è entrata nella pancia. È un po' come andare ad un concerto di musica e poi sentire i bassi che ti suonano ancora. Ecco, questa è stata per me questa vittoria veramente. Poi questo sport lo ami. Quando mi hanno chiesto di lavorare con loro, mi hanno detto: prima devi innamorarti di questo sport. Beh, devo dire che non ci ho messo tanto a innamorarmi di questo sport e adesso lo sento nella pancia. E questa sera, yeah, la vittoria, anche io un pezzettino piccolo di medaglia. Allora, dallo sci al basket, emozioni parallele. Emozioni parallele, poi il grande sport, lo sport di altissimo livello è sempre bello da vivere e ti dà sempre qualcosa in più. Se sei stato un atleta lo vivi ancora in maniera diversa, cioè proprio lo apprezzi in maniera diversa. Cosa ti ha esaltato di più? Chi della squadra di stasera? No, non posso essere di parte, io devo dire tutti. Bravi. Sì, tutti bravi, sono stati tutti veramente, ma poi tutto l'entourage intorno, ma i ragazzi hanno proprio tirato fuori il cuore e ce l'hanno fatto vedere in mezzo al campo. Un lavoro d'équipe anche fuori dal campo con un Aquila Basket che ha uno staff e una organizzazione. Basta guardare il volto di Claudia di altissimo livello. Grazie, complimenti, ciao. Buon lavoro.